Ansem non farà più video, lascia YouTube, è sempre un Vitamina Gaming, lo rimarrà per sempre, ma non lavorerà più attivamente, non farà più video, non per screzi tra di noi assolutamente, per mancanza di tempo. Quindi d'ora in poi, ragazzi, Vitamina Gaming sono io. La miseria! Che cosa avrò mai fatto? Da quando il buon Ansem se n'è andato, è finalmente la mia grande occasione per fare il video della vita, quella serie di video che ho sempre voluto fare, ma che per una cosa o per l'altra non siamo mai riusciti a completare. Quindi ora è arrivato il momento di concentrarsi, Zergantis, fai quello che hai sempre voluto e... Ma quella è la sua scrivania? Dove la portate? La buttiamo! Ma che buttare? Ma che siete scemi? No, no, mia. Quello lo puliva, quello lì c'aveva l'OCD del Chief. La mia è dal 95 che non la pulisco. No, no, porta qua, che sei matto. Dai. Buttare. Poi mi disconcentro e perdo il filo. Allora, è il momento di scrivere il video, quello vero che ho sempre voluto fare. Allora... qualcosa di fresco, qualcosa di nuovo. Non li parli. No, devo inventarmi qualcosa così non esco. E se chiamassi Crystal? Sì, chiamo Crystal. Vediamo se Crystal mi può aiutare. Ma che vuole questo? Guarda che rompi coglioni, porca miseria, non lo sopporto. Ciao Zerg, dimmi tutto. Oh, Crystal, senti, guarda, abbi pazienza se ti disturbo, ma hai visto che Ansem non c'è più, no? Adesso sono da solo nel canale, quindi è arrivato il momento di fare le trashate, quelle vere, quelle che, insomma, ci scrivevamo di notte, no? Ok, va bene, però... allora, ascolta, mi piacerebbe aiutarti, quelle ci vogliono... paradossalmente ci vuole un po' a farle, però... non è tanto un buon momento per me in questo momento, comincia l'anno nuovo, il canale e tante altre cose, oltretutto non sai quello che è successo al mio collaboratore Giallo, purtroppo. Che cosa è successo Giallo? Non sta bene, lo devo portare dal veterinario, assolutamente il prima possibile perché non sta tanto bene, però capisci, mi rendo anche conto... quello che ha perso i capelli? Si grattava? Sì. Assolutamente, e purtroppo c'ha anche i suoi 9 anni, cioè sono tanti per un collaboratore, capito? Quindi insomma... sì, no, è vero che poi li cambiamo ogni 7, però è già 2 anni fuori. Eh sì, non dico che ormai è ora, ma quasi, quindi sono un attimo impegnato. Non lo sapevo, no vabbè dai, allora lascia perdere, dai, non lo sapevo, mi dispiace un sacco. Ecco. Lo so, dai, comunque mo ci riprendiamo. D'accordo, grazie lo stesso. Figurati. Buona serata, ciao. Buona serata anche a te, Zerg. Ciao. Già. Giallo, il lassativo... Cioè, 7 anni si è tenuto Gianluca. Tutta la chioma che aveva era tutto pelato. Mamma mia, che sfiga! Allora, Crystal, con quel problema con Gianluca, chiaramente non mi può aiutare. Libri in pillole può aiutarmi, figurati, lui lo conosco da 12 anni, andavo in vacanza con lui assieme. Poi, oltretutto, lui faceva tante cose con Ansem, impegnate su Cthulhu, la narrativa, il doppiaggio... Ho lavorato nella localizzazione, figurati se poi con l'amicizia che ci lega non aiuta me. Allora lo chiamiamo però lui su Discord perché è più facile da trovare. Ciao Libri Pillole, è un sacco che non ci sentiamo, come stai?
Va bene, ciao Zerga, tantissimo tempo che non ci sentiamo, è vero. Sì, che sai che con l'anno nuovo tu poi tu interagivi tanto con Ansem. Ecco, a proposito, con l'anno nuovo Ansem non partecipa più a Vitamina Gaming per problemi, insomma. E adesso, visto che voi due facevate un sacco di cose impegnate assieme, è arrivato il momento. Arrivo sottoscritto. Lo so che hai aspettato una vita, ma è il mio momento. Mi dispiace informarla che il signor Librimpillole è in vacanza, non è qua. Io sono il suo maggiordomo. Ma sei te, sei un doppiatore, si sente che sei tu. Dai, smettila di fare così. Anche bravo, lo so, ma sei te? Queste sono illazioni, ho detto che Librimpillole è in vacanza in Antartide e non tornerà! Ma se sei nato in un posto caldo col mare, che è in Antartide? Non è in Antartide, sei te, dai! E ti posso garantire che Librimpillole ha detto che tornerà con la marea quando Cthulhu risorgerà! Eh sì, ma se sto aspettare tu lo moriamo tutti, dai che sei te il libro, ma perché non mi vuoi aiutare? Flungluingnaf No, no, va bene così, come se non avessi... No, Cthulhu, no, stacca, 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 staccalo. Ho bisogno di un analista. Ci mancavano pure le maledizioni di Cthulhu, mi stai scoppiando la testa. Ma perché Ransom che si occupava di tutte queste cose? Era così semplice, adesso non ci sto capendo niente, nessuno mi vuole aiutare, si inventano scuse, quelle nell'Antartide. Ma c'è una persona che non conosceva Ansem e che ha conosciuto solo me che potrebbe aiutarmi? Gegipo. Allora, tutti mi hanno paccato con delle scuse poi incredibili, almeno Gegipo è l'unica che sono sicuro che almeno lei mi dà una mano, almeno lei. Gigipo, ma Ciao, chi c'è? come stai? Bene, bene, ecco, già che sei qua, già che sei... Non ti chiederò perché sei qua, va benissimo. Ecco, mi serve una mano con il video. Sai che Ansem non c'è più, no? E quindi... Mira, mira, No, 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 no. t'entiendo, mira, no, t'entiendo, lo Sì, siento. ma mi parli italiano? La copertura si No, sta la aprendo. copertura, No, sei no, te qua, non... escucho, mira, lo siento. Mira, Ma devo tu non toccare, parli mira, italiano? non ti Ma smetti... entiendo, deja Ma... di hablarme, Dios mío, ciao. Manco ciao, mi ha detto. Lo so che non dovrei mandarti questo vocale, specialmente in un momento difficile come questo, che sono un po' ubriaco. Ma ascoltami, Ansem, perché non riesco a fare più neanche un video. Io non so come facevi tu a fare le tue cose di lore impegnate, ma mi devi aiutare. Non riesco più a fare neanche un video. Quindi per cortesia, lo so che mi stai ascoltando, ma... Bonafon, messaggio gratuito. Come Il va da telefono fare? della persona chiamata Ma lui è potrebbe zio. essere spento Chi o non cazzo ho raggiungibile. chiamato? La preghiamo. Pronto parla Zergantis? Ma come Zergantis? Non io Zergantis? Ma come lei Zergantis? Abbia pazienza, un brutto scherzo. Io sono io Zergantis, mi dica chi è Ma lei? guardi che guardi, guardi. Allora, lei ha preso un cracchio. Io stavo cercando di chiamare il mio amico Ansem. E mi ha risposto lei, ma ha risposto lei, ma sono io lei. No, allora lei chiaramente è stato confusionale e sembra anche ubriaco da qui. Allora, io Ma sono guardi che c'è un Zergantis. equivoco. Io guardi, sono una persona ragionevole, ma veramente stavo cercando di chiamare lei, non me. Oh, non lo so, No, sono confuso. no, no, allora, la faccio veramente finita, Ma non lo no, devo no, un offendere. secondo. Io sono Zergantis, arrivederci. Quindi non mi rompa più le scatole. Ah, oh, Zergantis, sono io. Ansem. Oh mio Dio, mi è venuto. Sono addormentato. Ah, la mia schiena. Che cazzo è sta roba? Il video. Un video su come. Un video? Ho scritto? Ho scritto un video. Devo chiamare Gigipu, devo chiamare Crystal, devo chiamare Libri in pillole, deve fare un po' ridere, devo sembrare insomma disperato perché non trovo Ansem. È simpatica come idea, potrei cominciare a scriverlo. Vedi to? Avevo il blocco dello scrittore, poi mi sono messo un attimo a dormire. E tolo là che le cose, vedi proprio che quando uno si impegna le cose gli riescono subito. Allora, cominciamo subito a lavorarci un attimo. Ansem, non mi serve Ansem, basta, avanzo io. Fenomeno. Mi avete messo il foglio mentre dormiva? Sì. E crede che sia opera sua? Ci è proprio cascato. Bene, Ansem sarà molto contento di questo.
Boom ragazzi, è finito il video, è stato veramente divertente registrare una cosa del genere. Volevo fare qualcosa di nuovo, di fresco e qualcosa di divertente anche per voi. Non solo che divertisse me nel farlo, perché ne avevo anche tanto bisogno. Non smetterò mai di ringraziare abbastanza Crystal Cross Gaming per il suo aiuto, Libri in Pillole e Gegipu, che sono tre canali che dovete assolutamente iscrivervi se non l'avete ancora fatto, ma penso che l'abbiate già fatto ora. E li ringrazio tantissimo per avermi aiutato e di essersi divertiti con me in questa sceneggiata, in questa buffonata di fiction che probabilmente andrà avanti. Vedremo questa storia evolversi. Se volete vedere i nostri fuori onda, un fuori onda a testa, rimanete con noi e guardateli adesso. Per tutti gli altri, buona serata e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzuoli. Fatto cagare addosso. L'hai fatta ad un glutturale che mi sono cagato addosso. Peccato che non ti ho visto, perché ovviamente avevo il testo davanti, avevo abbassato la finestra. Bene, questo l'ho registrato come fuori onda. Tesina, te lo metto come fuori onda questo che stiamo dicendo adesso. No, non serve che squilli. Ma sì, sì, serve che squilli. Sì, sì, hai ragione, perché è così quando comincia la suoneria salto in su e dico che cazzo. Ok, aspetta, Non ti ho mai chiamato, quindi devo beccare. No! La nostra copertura. Lo sapevo che sarebbe accaduto. Sì, che pesante. È troppo pesante. Mannaggia. Aspetta che... Oh mio Dio. Oh, ho bisogno di un analista. Anche Cthulhu mi ha mandato quell'altro. Oh cazzo, sono vestito sbagliato. No, non mi sto cambiando. Ok Zerg, è chiaro, ho capito che cosa intendi, solo che sono un attimino impegnato adesso, sono in una brutta situazione. Oh cazzo, aspetta un attimo, c'è da fare, un attimo.